Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cosa farò? Oggi mi presento. Non ho ancora fatto un video di presentazione e mi sembra anche doveroso dirvi chi sono, cosa voglio fare e soprattutto perché. O potrei anche tenermelo per me, non si sa, poi vediamo un pochino come mi viene. Io sono Giuseppe, sono di Genova e ho 36 anni. Mi chiederete, ma perché rattello? Rattello in genovese vuol dire litigare, se andiamo a vedere, però a seconda di dove la metti, nel senso, ci ho rattellato dietro, ci ho un po' litigato dietro, sono quelle, diciamo così, quegli adattamenti, un po' come belin, che lo puoi mettere in qualsiasi belin di frase che avrà sempre un belin di significato. Belin, mi si sta spannando il casco, ecco, grazie, così almeno mi si spanna. E ho avuto veramente tanto da rattellarci dietro all'apertura del canale, dietro alla moto, all'attrezzatura, perché poi ovviamente avete visto il primo video, purtroppo ero senza microfono e è venuto, vabbè, quello che è venuto. Oggi invece finalmente posso presentarmi. Quindi direte, va bene, si è presentato, ci hai spiegato cosa vuol dire rattello, ma cosa vuoi? Cosa voglio? Io in un primo momento non ci avevo proprio pensato a iniziare questa avventura da motovlogger, perché io oggettivamente sono sempre stato molto chiuso e mi veniva l'ansia un po' per tutto. Ho deciso di aprirmi un po'. Mi piace andare in moto, mi è venuta questa passione e poi vi presenterò in un prossimo video anche la mia 07. Non le ho dato un nome perché non mi è mai venuto in mente, l'ho sempre chiamata 07 o al massimo 7, e mi è venuto così, perché no, alla fine mi diverto, ho la possibilità di mettere dei video su YouTube, non che magari ci fosse per forza la necessità. Però era una cosa mia che dico, vabbè, sicuramente potrebbe anche capitarmi l'occasione di conoscere poi tanta gente che effettivamente seguo su YouTube. Non è detto che poi io arrivi fin lassù e oggettivamente non mi interessa. Io provo, poi vediamo dove arrivo. Ho la possibilità di fare molte prove di moto nuove, soprattutto, perché appunto sto prendendo accordi con i concessionari della zona e anche di auto, ovvio vi sto a portare la mia, forse che non è il caso, perché una Polo 1.4 turbo diesel, mi dovete dire sì, bravo, 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 ora porta qualcosa di decente, se no è bollato come ne esce a vita. E quindi dico, principalmente sono moto nuove, presto, molto presto avrò la possibilità di portarvi un modello anche un modello molto discusso, e vi darò poi un piccolo indizio su Instagram, perché se no, se vi racconto tutto ora, poi dov'è il bello? Sto imparando pian piano a parlare nel casco, come avete visto. Vi porterò anche, panza permettendo, la possibilità di entrare, vabbè, di entrare dentro la tuta. Vi porterò più che altro di possibilità di venire con me in pista, perché l'idea è poi di riuscire a fare prima di tutto dei corsi, perché mi servono, mi voglio sentire più sicuro, ho avuto qualche problemino, ora voglio imparare, voglio divertirmi come si deve, e perché non portare la moto in pista. Bisogna vedere se comunque terrò, ecco la freccia, magari se la levo, bisogna vedere comunque se terrò la mia 07, perché ci sono delle cose a monte che al momento non posso dire, o prenderò un altro modello, principalmente un naked, perché io preferisco le naked, non che non mi piacciono le sportive, però avendo le zampette corte riesco bene o male a barcamenarmici. Su una sportiva mi sono provato a sedere su un panigale e oggettivamente non toccavo, ero lì che
c'era il piedino che zompettava, figura di cacca. Ti porterò anche dei daily observation, perché qua di disagio ce n'è tanto, ma tanto. Poi figuriamoci, la città del mugugno, Genova, belli, a voglia. Mi toccherà anche oscurare le targhe, perché sono tutti dei mirabellini tremendi. Quindi vi dicevo, appunto, motovlog, giri in pista e vari corsi, tutorial, perché comunque sia posso portarvi anche dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, sì, ciao Gigi, menatela, sulla moto. Ora, recentemente, appunto, ho avuto la possibilità di cambiarmi le gomme con poco, ho avuto l'occasione perché avevo delle Michelin che erano quelle di primo equipaggiamento, le ho tenute per 21.000 km quasi, erano 4 anni, sono trovato bene, ecco, però si stava sbriciolando, ecco. Ho avuto questa possibilità, adesso ho le Mitas, le Sport Smart, provvisorie, perché poi comunque prenderò delle... questo cosa deve combinare? Guarda, se sarembo per terra rido. Metterò poi le gomme definitive. Voglio fare poi dei lavori a livello estetico alla moto. E non lo farò su queste scocche, perché siccome questa è una Deep Armor, ovvero un viola cangiante, e non lo fanno più, cosa farò? Recupererò delle scocche messe non male, ma nemmeno benissimo, le metterò a posto e le wrapperò. Il colore poi lo saprete più avanti, ma voglio farla a tinta unica. Fortunatamente ho un po' imparato a wrappare, quindi anche lì non me la cavo malaccio e posso fare tutto da me. Ora, perché vi dico che io sono nano? Perché sono 1,65, quindi non tocco. Già con questa, quando ho deciso di alzare, di indurire di una tacca il mono posteriore, è stato un bel balletto. O perlomeno imparare a muoversi, perché io ero sempre fissato che volevo poggiarci le due di gambe, però alla fine non è proprio necessario. Ho iniziato, cioè, avevo un motorino, un Aprilia F1 50, ai tempi delle superiori, presa usata anche lì, motore del 50, aveva 3 marce. Povera crista, arrivava a 70 all'ora, ma quando ci arrivava era tutto da ridere. Ridere per il semplice motivo che faceva solletico sotto le pedane. Quindi arrivavo a 70, la moto urlava, e poi ero io che ridevo come un cretino. Non ha avuto tanta fortuna, lei poverina, perché comunque sia ci sono cascato svariate volte e i pezzi non erano più reperibili, quindi l'ho dovuta demolire e non ho più preso niente. Allora, nel 2015 ho preso la patente A, tanto avendo più di 30 anni direttamente patente A3, insieme a mia sorella, perché mia sorella ha voluto anche lei prendersi la patente e la moto. Io a quel tempo lavoravo e guadagnavo discretamente, quindi mi sono preso questa MT-07 nuova e l'ho ritirata al giorno che mi hanno dato la patente, conquistato la patente. Infatti, presa la patente, erano le 2:30 del pomeriggio, le 3, alle 4 ero in concessionaria a ritirare la moto, già pronta. Mi è venuto a recuperare un mio amico, un mio carissimo amico, Daniele, che vedrete nei prossimi video, e mi ha fatto un po' la scorta. Giustamente erano le prime volte e ero felicissimo. Ridevo nel casco, ma per altri motivi stavolta, ero proprio felice. E ancora adesso ci sono dei momenti che me la rido. Spero non sia un disturbo psicologico, però va bene. Mi diverto tanto e mi è venuta voglia di condividerlo.
Ora finalmente ho avuto la possibilità, ciao Chico, di aprirmi questo canale e spero vogliate seguirmi in questa avventura, dirmi cosa va bene, cosa non va bene, consigliarmi, criticarmi, tutto fa, disse quello che pisciava nel lago dove è affogata la suocera. E spero mi potrete dare una mano a migliorare sempre di più, a portarvi dei contenuti validi. Quindi ragazzi, per ora è tutto, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Se vi va, iscrivetevi e cliccate la campanella per essere aggiornati sui prossimi video. Per ora io vi saluto, vi ringrazio, Sette anche vi ringrazia, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!